stiamo chiacchierando qui con gli amici, abbiamo già fatto, siamo andati dal signore Toscano che fa la Fiorentina, veniamo tutti gli anni solo esclusivamente per lui. Io sono un appassionato e mi è capitata poche volte di mangiarla così buona. Però che birra ha presa? È una IPA, laggiù del birrificio, laggiù della Jelke. Poi vedo anche una fiorentina. Una fiorentina lì della braceria laggiù sempre in fondo. E com'era? Toscana, buona, buona. Bella grossa, infatti sta avanzando, credo. Siete in due a mangiarla stasera, sì, questa fiorentina? Sì, è un chilo. Direttamente da Treviso per sorseggiare questa birra, le piace? Sì, 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 sono birre particolari, sì, sì, no, non sono... Tutte niente. Avete scelto la stessa qualità, visto che siete in cinque? Sì. Sì, 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 abbiamo scelto la stessa birra, sì, sì, no, no. E per mangiare invece? Non abbiamo ancora deciso, adesso vedremo. Non è giusto. Non si fa così. Ma prenderete che cosa? Carne oppure... Ma forse un panino, non lo so, adesso vediamo. Ma come mai in questa festa da Treviso? Ma siamo capitati qua per caso, in verità, non sapevamo che c'era. E abbiamo visto e siamo venuti. Abbiamo preso le bombette pugliesi e il fritto. E poi stiamo mangiando gli hamburger. La birra invece? Buona, questa è quella del... Brasserie Alpina. Che buona. Siete trovati bene stasera? Sì, 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 sì. Naturalmente sì. Sono qui per prendere il regrill, tre bombette, una salsiccia e la bruschetta. È la prima volta che partecipa a questa festa? No, sono già venuta l'anno scorso. Quindi le è piaciuta un replay, diciamo, ecco. Sì, l'atmosfera è simpatica, molto. Ci si è simpatico. Lei di dov'è? Io francese. Direttamente dalla Francia, ogni anno viene a passare le vacanze a Fano? Io vivo qui, mia madre è venuta a trovarmi, è francese, quindi è un modo di passare una serata diversa. Beh, come potete vedere è un buon feedback, no? Per la Fiorentina all'osso, sì, l'abbiamo gradita molto, era ben cotta, fatta bene, una bellissima iniziativa questa di Fano, è già da 2 anni che frequento questa iniziativa. Mi piace molto. Dopo cena vi tratterrete qua o ascolterete della musica? So che c'è della musica, ci sono dei cantanti che si alternano. A me piace molto questa iniziativa, davvero. Mi piace questa atmosfera, un sacco di gente, musica. Sì, molto bella, sì, mi piace abbastanza. Quindi la puoi consigliare anche ai tuoi coetanei? Sì. Comunque ci si diverte, c'è la musica, si mangia. L'abbinamento novità di quest'anno, pesce e birra. Com'era? Buono. Sì, sì, va bene, va benissimo così. Quindi ottima scelta. Sì, 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 si abbina, si abbina. Ha partecipato anche alle altre sere o solo oggi? Sì, sono stato ieri a sentire della buona musica, c'è anche stasera, quindi... Si fa serata qua? Sì, stasera sicuramente. Sì, 13ª edizione di Birra d'Augusto, 5 serate all'insegna del buon cibo, ottima birra, serate piacevoli accompagnate da ottima musica. Come potete vedere anche voi dall'immagine sullo sfondo, comunque sia la città, i turisti, le zone limitrofe a Fano, tutto il nostro entroterra ha risposto benissimo, abbiamo fatto del nostro meglio come associazione per far sì che questo evento cresca anno dopo anno. Quest'anno penso che siamo riusciti ad arrivare ad un ottimo livello. Ottimo livello accompagnato anche dal nostro programma culturale che accompagna comunque quasi tutte le nostre serate. Infatti stasera abbiamo denominato la nostra serata la birra in rosa perché abbiamo tutti i gruppi musicali femminili e in più abbiamo la nostra Nicoletta Tagliabracci, ambasciatrice per le Marche, per l'associazione Le Donne della Birra, insieme alla nostra beer sommelier Roberta Russo, che stanno proprio in questo momento svolgendo il loro programma culturale parlando della storia della donna all'interno della birra, di tutto quello che concerne la presenza femminile nella storia di presentazione della birra. Viva la birra d'Augusto!